Ciao a tutti, siamo di nuovo con la nostra lezione di Pilates. Per chi ha fatto le due lezioni precedenti, adesso abbiamo l'ultimo blocco per concludere tutto la routine Pilates che prevede la lezione all'incirca da un'ora. Abbiamo fatto due blocchi precedenti, una ventina di minuti l'uno. Il terzo blocco prevede la successione del lavoro in parte laterale e in parte dell'estensione, quindi la parte della schiena, bassa schiena. Quindi vi consiglio di fare anche le lezioni precedenti, sempre iscrivetevi al canale YouTube Palestra Universo per rimanere aggiornati sui nostri video. Vi ricordo l'asta che resto a casa con Universo, è tale che così noi possiamo vedere chi ha taggato i nostri video, chi è in contatto con noi. Quindi noi siamo con voi e voi speriamo che siate con noi. Adesso continuiamo la nostra lezione, anche chi non ha fatto le due precedenti può comunque iniziare da questa e eventualmente poi tornare alle due lezioni precedenti andando sul nostro canale. Partiamo a terra, ripetiamo una posizione seduta con le gambe leggermente piegate, braccia avanti, dritta la schiena, inspiro, inizio a arrotondare la fascia lombare, espirando, mantengo il dentro l'obelico. Risucchio il movimento la pancia, mantengo la posizione. Andiamo a mettere adesso le mani all'esterno delle cosce, implementiamo questa attivazione dell'addome per 5 piccole pulsazioni. 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, espirando lentamente scendiamo una vertebra alla volta, scavando in dentro l'ombelico. Quando sono giù, inspiro, espiro, torno a riportare il petto verso le cosce, mantengo, ripeto anche le piccole contrazioni. 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, espirando lentamente, salto, vado a riallineare, ripeto ancora una volta la sequenza, inspiro, parto dalla posizione della colonna vertebrale eretta, espirando, apro tutto per andare alla fascia lombare arrotondata, pancia in dentro, inspiro, metto le mani davanti alle cosce, incremento, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, espirando lentamente scendiamo solo con la fascia lombare, mantenendo le spalle staccate da terra, dentro l'ombelico, inspiro, incremento per 5, 4, 3, 2, 1, in, espirando salvo, una vertebra alla volta per tornare a riallineare la colonna vertebrale. Andiamo a fare uno spine twist a seduti. Andiamo a posizionarci con i piedi larghi, un pochino più del vostro bacino, i piedi sono a martello. Le mani le metteremo dietro la nuca, con i gomiti alla visione periferica degli occhi, quindi dobbiamo vedere con la coda dell'occhio. L'ombelico risucchierà in dentro. Ora, se non riuscite a mantenere la schiena dritta, vi consiglio di piegare le ginocchia, perché è più importante avere la colonna vertebrale eretta come se fosse appoggiata alla parete dietro di noi, che non rischiare di stendere le gambe e andare a curvare. Quindi, priorità assoluta, stendere la schiena. Poi, quindi, le gambe possono stare leggermente piegate. Andremo a portare, come dicevo prima, le mani dietro la nuca, come divisione periferica degli occhi. Isoliamo la parte toracica dalla parte del bacino. Quindi andremo a fare due rotazioni verso destra e due verso sinistra. Inspiro, espirando, destra, S. S, torno in centro, in, sinistra. S, S, torno in centro, in. Pensate al vostro scheletro. La cassa toracica sta ruotando sul bacino, quindi non devo utilizzare come punto di riferimento né i gomiti, né le spalle, ma solo il torace per andare ad attivare la muscolatura degli obliqui. Lo sguardo io vi consiglio di tenerlo verso il pavimento, in maniera tale da non andare a essere depistati guardando i gomiti, perché altrimenti andiamo a esasperare troppo la rotazione, invece quello che occorre è proprio isolare la muscolatura dell'addominale obliquo. Ancora una volta a destra, e spiro, centro, in, sinistra, e spiro, e rimango avanti. Ora andiamo a
fare uno spine stretch. Mantengo la mia posizione come la prima, quindi o con le gambe leggermente flesse, come ho detto prima, pur di mantenere la colonna eretta, o se riusciamo stendiamo le gambe. Manteniamo le nostre anche come se fossero due fanali puntati verso il soffitto e la luce rimarrà puntata verso l'alto. Quindi andrò a rotolare la colonna vertebrale fino a quando le mie anche rimarranno puntate verso il soffitto e la parte di bassa, quindi il bacino, appoggiata alla parete immaginaria dietro di me. Partiamo con il bacino avanti, parte dal pavimento, inspiro. Espirando inizia a rotolare la colonna su se stessa. Pensate a staccare prima dalla parete dietro di voi, il tratto cervicale, il tratto toracico. Vi succhiate dentro, non vedete, intanto le mani andranno in direzione dei piedi, ma non perché le braccia scendono, è perché è il busto che sta scendendo. L'omero, il nostro braccio rimane incastrato nella spalla, quindi la parte toracica, la parte delle scapole rimane in arrotondamento, mantengo il dritto l'ombelico, la parte delle anche continua a puntare la luce verso. Espirando, scavo bene il dentro l'ombelico, in dentro in alto verso l'esterno e vado piano piano a riallineare la colonna vertebrale. Sento una fortissima attivazione dell'addome. Dentro la pancia, in. Espirando, iniziamo sempre a rotolare la colonna vertebrale, partendo dal tratto cervicale, tratto toracico. Risucchia il dentro l'ombelico, le mani vanno in direzione dei piedi, ma le braccia rimangono incastrate all'interno delle spalle. Quindi le braccia assolutamente non muovono, ma è il tronco che si arrotola su se stesso. Risucchio il dentro l'ombelico, scavo dentro la pancia, ricordate nel pilates la respirazione solo laterale, toracica. Inspiro, lentamente espiriamo. Andiamo a srotolare la colonna vertebrale, segmento dopo segmento. Una vertebra alla volta, scavo forte il dentro l'ombelico. Facciamo ancora una volta spine stretch, inspiro, arrotolo, respiriamo. L'ombelico risucchiendendo, visualizzate il vostro ombelico agganciato alla colonna vertebrale. L'altro deve rimanere. L'ombelico rimane agganciato alla colonna, ma mentre vado a rotolare la colonna vertebrale, può risalire verso l'esterno. Vado su un giro, inspiro l'ultima volta, espirando, salgo, srotolando una vertebra alla volta e mantengo la colonna vertebrale eretta. Ora ci mettiamo sul fianco per andare a lavorare sulla parte laterale, side bend. Allora, per la riparazione, prima lo facciamo agilitato, mettete il gomito sotto la spalla in modo da avere esattamente la spalla incastrata, le scapole sono chiuse dietro, anzi prima di partire mettete le mani dietro le scapole, una mano dietro la scapola. Sentite che le vostre scapole sono unite e quindi non tendono a separarsi una dall'altra. Quindi la spalla rimane ben incastrata e il gomito tenderà sempre verso l'anca, in modo da non farlo scivolare via. Risucchiando il l'ombelico, la gamba davanti, quindi la vostra gamba destra, è accavallata sulla sinistra. Porto il braccio laterale, inspiro, espirando inizio a sollevare il fianco da terra e vado in un plank laterale, mantengo la posizione. Quando siete in questa posizione qua, avete il fianco verso elevato, la spalla che rimane sopra il gomito che sta tirando verso l'anca, la pancia risucchiata in dentro. Quando siete qua le gambe sono unite, sono forti e cercate di non caricare troppo il peso sulla gamba che avete dietro, spostatelo leggermente sulla gamba che avete davanti, quindi in questo caso sulla nostra gamba destra. Inspiro, scendo e ritorno in posizione iniziale. Espiro, salgo, scavo dentro l'ombelico, pensate al vostro cube che vuole andare in avanti. L'ombelico risucchia dentro, le scapole rimangono chiuse dietro, una vicino all'altra. Inspiro, scendo. Mantengo il gomito che tira verso l'anca, espiro, salgo, ombelico in dentro, il cubo leggermente spostato in avanti per evitare di andare indietro con il bacino, inspiro, scendo, facciamo la quinta ripetizione, espiro, salgo, scava in dentro l'ombelico, sposta leggermente il peso sul piede destro, sul piede della gamba davanti e andiamo.
poi andremo a incrociare la gamba destra avanti, manteniamo la posizione, se è troppo difficile, troppo avanzato, possiamo stendere la gamba sotto. A questo punto vado ad agganciare il braccio sinistro intorno alla coscia destra, braccio destro sale, inspiro e espirando andiamo in rotazione e allungo la muscolatura di piedi. E andiamo a preparare l'altro lato, quindi porteremo le gambe dall'altra parte. Ci prepariamo per la posizione a cavallo della gamba sinistra sulla destra, gomito sotto la spalla, l'ombelico risucchia indietro. Sempre accettate di tenere la spalla in direzione del gomito, la spalla si incassa. Mettiamo la mano dietro, le scapole, per sentire che le scapole sono vicine una all'altra. Il gomito tirerà sempre verso l'anca. Andiamo a preparare inspirando, gemendo, e espiro, inizio a salire sollevando il fianco. Quando siamo su, il pube spinge leggermente in avanti, il peso lo spostate sulla gamba che avete davanti, in questo caso la nostra gamba sinistra, quindi in realtà la gamba dietro non dovrebbe avere carico. Inspiro, scendo con controllo. Che sia il movimento di salita che di discesa attiva comunque la muscolatura dell'addome. Espiro, salgo. Risucchia dentro l'ombelico, spingi leggermente il pube in avanti. Peso sulla gamba sinistra. Inspiro, scendo. Mantenete il gomito sotto la spalla. Espiro, salgo. Pube leggermente sposta avanti. Inspiro, scendo, mantenete attive le gambe, sono unite le gambe, sono forti. Espiro, salgo. Inspiro, scendo. L'ultima volta. Espiro, salgo. Con controllo, scendo. Andiamo a portare la gamba destra avanti e accavalliamo la gamba sinistra. Se è troppo intenso, la gamba destra stende avanti. Vado ad abbracciare i pollici e i glutei, vado ad abbracciare la gamba sinistra, braccio sinistro sale, inspiro, espirando, rotazione toracica. Andiamo la muscolatura dell'obliquo e guardo oltre la spalla. Andiamo a braccia a terra. Andremo a lavorare in back extension per rinforzare la muscolatura degli estensori della schiena. Facciamo la preparazione. Andiamo a portare la fronte a terra. Le mani le metterete ai fianchi. Pressate bene il palmo della mano ai glutei, alle cosce, pensando di portare il dito medio verso le caviglie, in modo che le braccia si allunghino, mantengo la pancia risucchiata in dentro, le vostre scapole scivolano indietro verso gli angoli posteriori, partite con la fronte a terra. Ora cercherò di non attivare i glutei, perché dovrò isolare soltanto la muscolatura dell'estensione della schiena, perché quello che mi occorre ora è rinforzare la muscolatura della schiena, senza assolutamente andare a comprimere sulle vertebre lombari. Mantengo la pancia in dentro, immaginate sempre di avere il vostro ombelico staccato dal pavimento ma agganciato alla colonna vertebrale. Le gambe sono vicine l'una all'altra, i glutei cercate di mantenere morbidi. Inspirando penso a sollevare lo sterno dal pavimento. Mantenete il collo in posizione neutra, ovvero il collo rimane sempre un prolungamento del tratto toracico. Le mani pressano alle cosce, il dito medio tira verso le caviglie, i glutei sono morbidi, quindi sentiremo lavorare la muscolatura della schiena, dell'estensore della schiena. Espiro, scendo con la fronte giù, mantengo sempre forte in dentro l'ombelico. Inspiro, salgo,
risultamento lombarico, morbidi di glutei, mani pressate lungo le cosce, dito medio tira verso le caviglie, collo in posizione neutra, espiro, inspiro, salgo, risucchiamento la pancia, non esasperate il movimento, dobbiamo soltanto attivare la muscolatura e l'estensione della schiena. Espiro, scendo. L'ultima ripetizione. Inspiro, salgo, pancia in dentro, no glutei, ma scivolano verso le caviglie. Espiro, scendo. Andiamo a mettere adesso le mani sotto le spalle per andare in posizione di riposo, quindi vado ad arrotondare la schiena, mi siedo sui talloni rest position, quindi vado a recuperare, mantenete la nostra respirazione toracica, lombelico di zucchero in dentro, respirazione con le costole, facciamo ancora un paio di atti respiratori per di faticare la muscolatura che abbiamo appena lavorato. E ora torniamo a sederci. Andiamo a fare una pallina rocking like a ball, in modo da ammorbidire adesso la colonna vertebrale per concludere la nostra lezione, la nostra routine. Andiamo a portare le mani alle caviglie. Le ginocchia le terrete leggermente separate, siamo in appoggio sul coccige, l'ombelico risucchia bene in dentro, guardo l'ombelico come punto di riferimento. Abbiamo fatto tutte le sequenze utilizzando la forza dell'addome, quindi a questo punto dovrebbe essere facile mantenere la contrazione dell'addome per eseguire questo esercizio. Mantenete le mani alle caviglie, risucchia dentro la pancia, rilassa le spalle, rilassa il collo, guarda l'ombelico come punto di riferimento. Inspiro, vado indietro, espiro, torno avanti, inspiro, vado indietro, espiro, torno avanti. Non devo appoggiare il capo, non devo appoggiare i piedi, le gambe sono ferme, quindi sentirete che con la mano alle caviglie le gambe possono rimanere ferme senza fare questo movimento. Inspiro indietro, espiro avanti, inspiro indietro, espiro avanti. Stiamo lavorando sull'addome, massaggiando anche la muscolatura dei paravertebrali. Facciamo un paio di ripetizioni, inspiro indietro, inspiro torno avanti, facciamo l'ultima, inspiro indietro, espiro avanti. Seguiamo le anche, lasciamo cadere la testa avanti e rilassiamo completamente la muscolatura della schiena, la colonna vertebrale, quindi delle anche. Manteniamo in questa respirazione una respirazione di pancia, perché andiamo adesso a sbloccare la respirazione addominale. Durante tutta la routine abbiamo tenuto l'ombelico risucchiato in dentro con una respirazione toracica, poi è importante anche andare a massaggiare i nostri organi addominali con la respirazione di pancia. Facciamo un paio di respirazioni gonfiando e sgonfiando la pancia. Dopodiché andiamo su, ci mettiamo in quadrupedia. Andremo a lavorare un pochino sulle braccia per concludere. Appoggiamo i piedi a terra, testa pesante verso il pavimento, i piedi sono larghi quanto le nostre anche, inspiro, espirando piano piano salgo, srotolando la colonna vertebrale per tornare in posizione. Inspiro, piego il centro delle ginocchia per fare ancora un roll down, scavo il mento oblico. Quando vado in retroversione non devo attivare il glute, è solo una piccola rotazione del bacino. Arrotolo la colonna su se stessa, faccio perdere le braccia, le spalle, la testa è pesante verso il pavimento, l'ombelico scava in dentro e verso lo sterno. Quando sono giù, inizio a camminare con le mani in avanti su una posizione di plank. Manteniamo la posizione, risucchiamo in dentro l'ombelico, fate scivolare bene le scapole verso le anche posteriori. Tendete la testa in avanti, pensate
che la testa, il collo, il prolungamento della colonna vertebrale, quindi la vostra testa tira in avanti, così come il codino e il coccige tira indietro. Fate una piccola retroversione, avvicinate leggermente il pugno all'ombelico, risucchiate dentro la pancia. A questo punto vado a scivolare senza muovere né bacino, né scapole, né spalle, con il ginocchio destro in avanti, espirando, ritorno in, mantengo, sinistro, espiro, mantengo, in, destro, espiro, mantengo, in, sinistro, espiro, tutto immobile, destro, espiro, in, sinistra, espiro, mantengo, e ora, piego leggermente le gambe, faccio due passi indietro con le mani, inspirando, testa pesante verso il pavimento, espirando, retroversione, srotolo la colonna per tornare in posizione eretta. Andiamo a incrementare, piego leggermente le ginocchia, espiro, arrotolo la colonna, espirando. La testa cade pesante verso il pavimento, lo vedico scava in dentro, verso lo sterno. Andiamo inspirando a fare due passi avanti con le mani per tornare in plank. Riprendiamo la nostra plancia, ovvero ombelico dentro. Allora la colonna, scapole scivolano indietro verso le anche posteriori, piccola retroversione, il pugno si avvicina all'ombelico. Ora, leg pull, punto il piede, fuori l'aria, inspiro. Fuori l'aria. Il movimento è piccolino della gamba, dobbiamo utilizzare la muscolatura posteriore della coscia destra, ovvero gli estensori dell'anca, quelli che mi consentono di portare la gamba su. Appoggio, ritorno con il piede a martello, punta sinistra estesa, inspiro, espiro, in, espiro, bacino fermissimo, pancia in dentro, spalle ferme, le scapole continuano a mantenere lo scivolamento verso le anche posteriori. Appoggio, piego leggermente le gambe, inspiro, piano piano, espirando, ripassi e piano piano srotolare la colonna del terreno. Lato, movimenti del collo, mi raccomando, sia movimenti di attivazione che di stretch, fatti sempre molto dolcemente. Salgo, inspiro, dall'altro lato, espiro. Molto dolce movimento del collo, lo stretch del collo. Torno in posizione retta. Andiamo ad inspirare profondamente dal naso. Espirando, allontaniamo le mani dalle spalle schiacciando l'aria intorno a noi. Ancora un'espirazione. Uniamo le palme delle mani, espirando, portiamo le mani davanti al mento. Grazie mille dell'attenzione, spero che sia stato un bellissimo allenamento. E hasta che vi resta a casa con l'universo. E mi raccomando, rimanete collegati con noi attraverso il canale YouTube Adesso Reverso. Al prossimo allenamento, grazie mille e buona giornata.